Buongiorno a tutti amici e bentornati su Francesca Chef. Oggi vi propongo una ricetta davvero sfiziosissima. È molto estiva, dai colori bellissimi. I pomodori ripieni con il riso. È una ricetta davvero molto semplice. Ci occorreranno 8 pomodori rosso ramato oppure dei pomodori tondi, abbastanza grandi. Iniziamo tagliando la calotta e la teniamo da parte. Dopo, con un coltello, scaviamo via la polpa, aiutandoci anche con un cucchiaio. Saliamo leggermente e lasciamo riposare capovolti. In questo modo rilasceranno l'acqua di vegetazione in eccesso. Continuiamo così per tutti i pomodori. Nel frattempo vi ricordo, se vi fa piacere, di iscrivervi al canale per non perdervi tutte le mie nuove ricette. Bene, mettiamo da parte e pensiamo al resto della ricetta. Frulliamo la polpa utilizzando un mini pimer. Voilà! Tritiamo un quarto di cipolla. Tre cucchiai di olio. E friggiamo la cipolla finché risulterà bella dorata. Adesso inseriamo il riso e lo lasciamo tostare per almeno 5 minuti. Aggiungiamo la polpa frullata e mescoliamo. Aggiustiamo di sale e spezzettiamo qualche fogliolina di basilico fresco. C'è un profumino davvero incredibile. Il pomodoro fresco con il basilico è davvero eccezionale. Bene, lasciamo cuocere e aggiungiamo dell'acqua quando necessario, poca per volta. Togliamo dal fuoco quando il riso sarà ancora leggermente al dente. 5 minuti prima della cottura indicata sulla confezione. Adesso aggiungiamo 6 cucchiai di parmigiano grattugiato e mantechiamo con 20 g di burro. Per chi fosse allergico al lattosio, saltate questo passaggio. Avete visto? I pomodori hanno rilasciato l'acqua di vegetazione, che potremmo lasciare tranquillamente sul fondo della nostra pirofila. Procediamo a farcire con un cucchiaio di riso, una ciliegina di mozzarella e ancora un altro cucchiaio di riso. Continuiamo così per tutti i nostri pomodori. Se questo video vi sta piacendo, mi raccomando, ricordate di lasciare un like.
Grazie. Spolverizziamo un pochino di pangrattato in superficie. Un filino d'olio. E chiudiamo con il loro coperchietto. Un altro giro d'olio. E voilà! I pomodori sono pronti per essere infornati. Forno statico preriscaldato, 250 gradi per circa 20 minuti. Eccoli qui appena sfornati. Sono simpatici, vero? Possiamo decorarli con delle foglioline di basilico. Fatemi sapere, ragazzi, se questa ricetta vi è piaciuta. Lasciate un like, commentate, ditemi come li preparate anche voi a casa, suggeritemi qualche altra bella ricetta, qualche altra variante che preparate, perché sono davvero molto curiosa. Se vi va, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutti i miei nuovi video. E io vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo. Vi mando un bacione e ci vediamo domani con una nuova video ricetta. Ciao!